è l'insieme di tutto quanto, degli affreschi con le grottesche del Cinquecento, di Allori e altri artisti degli anni Ottanta del Cinquecento, delle statue romane. E ricordo che gli Uffizi hanno la collezione più importante di scultura romana al nord di Roma, e poi naturalmente i quadri e tutto quanto, e i bambini già vedono che loro sono i principi e le principesse di oggi, perché sono loro che sono proprietari di questi tesori. Ma questo è importante, e vedo che addirittura una bambina è venuta qui, sono molto, molto contento e faccio i complimenti che sei venuta qui a questa presentazione, perché appunto questo patrimonio è tuo praticamente, è della tua generazione. Noi siamo soltanto custodi temporanei di questo immenso patrimonio, e i musei hanno proprio questa funzione. Per questo motivo abbiamo proprio aumentato fondamentalmente le iniziative dedicate ai bambini, alle scuole, ai ragazzi. Abbiamo programma per le scuole al quale partecipano oltre 1200 studenti delle scuole superiori, ma abbiamo altrettanto più di 800 seminari per i bambini con una crescita, con una rata di crescita oltre il 15%. E questo inizia tutto qui, perché soltanto sentendo questo patrimonio proprio si può poi andare a difenderlo. E infatti c'è la necessità per tutti di collaborare. Non si può dire che devono essere i storici dell'arte, devono essere i carabinieri, cioè tutti quanti devono partecipare alla non soltanto appunto alla fruizione, ma proprio alla protezione e alla ricerca, alla conoscenza del patrimonio. E questo si può fare soltanto facendo le visite non solo appunto ai musei, ma anche ai borghi, alle chiese, ai palazzi storici, ai siti archeologici, una abitudine almeno settimanale, se non più, più di questo. Io personalmente sono fortunato che non c'è giorno la settimana che non mi trovo in un museo, ma questa è un'altra storia. Grazie. Grazie direttore, prendo pienamente, prendiamo tutti noi il suo invito a considerare il patrimonio storico-artistico non soltanto materia per gli specialisti, ma che tutti devono concorrere e partecipare alla conoscenza e alla fruizione di esso. Ed è per questo, e anche sul problema di come riuscire a colmare determinate disparità sociali o di integrazione, in Italia e all'estero, attorno alle bellezze che abbiamo nelle nostre città, che attorno anche a questo focus, se vorrà che do la parola a Evelina Cristillen, presidente della Fondazione del Museo Egizio di Torino. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ormai sono diventata un'affezionata cliente della Fondazione Rubi, che ringrazio in primis per tutto quello che ha fatto per noi e per il Museo Egizio. È certo che essere interrogati dopo il direttore degli Uffizi è come dopo il primo della classe, quindi farò una figuraccia di sicuro, ma qualche cosa vi racconto. E grazie al generale Nistri e al generale per essere qua, naturalmente ci onora moltissima la loro presenza. Ma dunque, che cosa facciamo noi? Noi cerchiamo di, proprio riferendosi alla ricerca di Astra, no? È singolare notare come questa, mi sembra che si descriva proprio un processo a imbuto, cioè la grande accettazione, orgoglio, affermazione dell'Italia come paese con il massimo patrimonio artistico, il numero più alto di siti UNESCO, 54, poi la Cina, eccetera, eccetera. Poi quando si scende più nel dettaglio, nel particolare, questo tipo di affezione, poi ho visto che proprio sul nord-ovest, che è la mia regione addirittura più basso che altrove, insieme al sud, ma il nord-ovest
gioca malissimo in questo caso. E poi effettivamente noi lo vediamo al Museo Egizio che tre quarti dei nostri visitatori arrivano da fuori dal Piemonte e addirittura il 20% sono stranieri. Allora, che cosa vuol dire? Ci siamo interrogati col direttore greco, che proprio oggi è a Washington a aprire una nuova mostra del Museo Egizio, e che saluta e ringrazia comunque anche lui, e ci siamo interrogati proprio su questa dimensione che il museo doveva avere, diventando per quanto possibile, il più possibile, un museo per tutti e di tutti. Cioè non essere una creatura lontana che ospita una bellissima collezione ma rimane un po' una monade fuori dalla città. Io ricordo che quando arrivai, l'allora sindaco Fassino mi disse: sembra di essere sull'isola di Tonga. Ora, con tutto il rispetto per l'isola di Tonga, bisognava cercare di diventare un po' più friendly, o insomma di dialogare sia all'interno sia all'esterno. Quindi lei si riferiva prima alle politiche di integrazione. Questa è stata una delle prime cose che abbiamo messo in campo da quasi subito, perché ritenevamo proprio che il museo dovesse dialogare con tutta la città, con desse un senso di comunità forte a chi ci stava intorno. Quindi, suscitando anche a volte alcune polemiche, ma non ci sto a rivangare sopra, abbiamo aperto per quanto più possibile anche a comunità di altre lingue, di altre etnie, di altre religioni, e, come dire, consapevoli del fatto che noi comunque ospitiamo una collezione che arriva da lontano, che non è nostra, nessuna collezione è nostra, ma quella egizia in particolare appartiene per tradizione, per storia, per cultura alla dimensione egizia, ovviamente, e poi molti anni, molti secoli dopo, araba, per cui con una particolare attenzione a una grande comunità di lingua araba che c'è comunque sul nostro territorio. Poi abbiamo cominciato a dialogare, oltre a fare formazione alle donne di lingua araba, che adesso sono in buona parte le nostre guide, e quindi anche avere tutta la segnaletica del museo anche in lingua araba. E ripeto, non è una questione politica, è una questione di costruire ponti e non barriere. Andiamo con i nostri curatori nelle carceri a fare laboratori con alcuni carcerati che sono comunque iscritti ai licei locali, ora ovviamente a delle sezioni in carcere, e con loro abbiamo ricostruito buona parte degli oggetti della tomba di Ka, che forse è il pezzo più famoso del Museo Egizio. Ora, questi pezzi hanno costituito una parte di questi pezzi, ricostruiti perfettamente, hanno costituito una prima mostra a ingresso libero che abbiamo fatto al Museo Egizio. Adesso questa mostra è diventata itinerante ed è ospitata niente meno che nel Palazzo di Giustizia, cioè nel Tribunale della città di Torino. Altra cosa che abbiamo fatto con loro è dare la gestione della nostra caffetteria a questa cooperativa che si chiama Libera Mensa e che è gestita dai carcerati e che adesso gestisce anche la caffetteria del Tribunale di Torino. E quindi poi da cosa nasce cosa? Perché di questi oggetti comunque ne sono stati fatti molti, alcuni sono in mostra, gli altri li portiamo negli ospedali infantili, soprattutto nei reparti oncologici dove ci sono i bambini che non possono uscire, non possono venire in museo, magari sentono le storie, leggono anche dei libri, così sono interessati a vedere che cosa siano questi oggetti, glieli portiamo noi, facciamo lezione con i nostri curatori. Ho nominato spesso la parola curatori. Quindi questi progetti, diciamo, di integrazione abbiamo organizzato anche l'anno scorso, non ridete, ma io faccio parte anche del mondo del calcio, non lo nascondo, sono consigliere della FIFA, ma insomma abbiamo organizzato come Museo Egizio insieme a questi ragazzi immigrati, tutti regolari, tranquilli, un campionato del mondo all'Egizio di football, ballon mondiale, dove abbiamo avuto 32 squadre maschili e 10 squadre femminili che hanno partecipato. Quindi non è detto che sia sempre soltanto la cultura alta che scende dall'assù, ma si possono fare tante cose per parlare con chiunque, poi magari appunto la gente in museo ci viene, ma non è questo lo scopo principale. Quindi questa dimensione verso l'esterno, appunto, di partecipazione, di apertura, e poi però, ho detto tante volte la parola curatori, occorre avere qualcuno che il lavoro lo faccia all'interno. Quindi noi, quando io sono arrivata e c'è stata questa splendida fortuna di scegliere un direttore come Christian Greco, lo staff scientifico non esisteva al Museo Egizio, pur essendo un ente di ricerca riconosciuto dallo Stato. Adesso abbiamo, rispetto agli Uffizi facciamo ridere, si capisce, ma insomma abbiamo comunque 22 curatori che sono quasi la metà del nostro organico, siamo completamente autosostenuti per cui non prendiamo contributi, però questi ragazzi hanno studiato la collezione, l'hanno digitalizzata, basta fare un click sul nostro sito e tutte le nostre
opere d'arte, le nostre fotografie, i nostri documenti d'archivio sono a disposizione. Questo ci ha dato la possibilità anche di organizzare delle mostre. Parlavo prima di Washington oggi, della Cina, vedo là gli amici che ci hanno aiutato, che continuano ad aiutarci. Ne abbiamo fatti 5 in Cina, una all'Hermitage che ci ha un po' aperto le porte per il mondo internazionale, quindi questa dimensione internazionale per noi è diventata sempre più importante ed è sia in una dimensione di ricerca, sia in una dimensione, a proposito della cultura, c'era un bel pezzo di Paola Dubini ieri sul Corriere, mi sembra, con la cultura ci si può anche avere dei ricavi, perché noi queste mostre le vendiamo anche all'estero, è una produzione culturale totalmente propria, perché abbiamo uno staff scientifico che lo può fare, perché abbiamo una collezione straordinaria. Quindi adesso possiamo permetterci di chiedere dei loan fee e magari di vivere anche, oltre che con la nostra biglietteria, con le mostre che organizziamo fuori. Però naturalmente a fondo e alla radice di tutto questo c'è un lavoro di ricerca enorme. La prima missione di un museo è quella di aprirsi all'esterno, ma anche di fare ricerca, perché sennò un museo è una cosa morta, immobile, che ci vai una volta e non ci torni più, e che probabilmente ti dà anche un senso di disaffezione e di lontananza. Quello che noi cerchiamo di fare è invece appunto declinare queste due dimensioni, cercare di bastare a noi stessi e cercare di essere un qualche cosa che venga percepito come un patrimonio della città, che l'effetto imbuto diventi un modo per cirare invece l'imbuto al contrario, di farlo bello largo e che ci arrivino tutti. Grazie. Grazie Presidente, sappiamo che tra non molto dovrà... No, io fino alle 6:15 sto qua, poi all'aeroporto, se mi volete ancora. Molto piacere, anzi prendo finalmente il suo invito a una cosa molto importante che ha detto la Presidente, è quella che attorno i musei per vivere nel nostro tempo non possono vivere come realtà statiche, ma come realtà dinamiche, in continuo mutamento, e per permettere questo mutamento, che sia anche in qualche modo vicino alle persone, attraente per le persone, devono essere costantemente attorniati da, si spera, staff di ricercatori di alto profilo, con un approfondimento specifico indubitabile. Questo nei grandi musei è un vanto, nei piccoli musei è un problema, e su questo vorrei parlare anche con Pierluigi Vercesi, che è un collega molto più illustre di me, come ho detto prima, giornalista inviato del Corriere della Sera, dopo aver diretto il magazine 7, sempre del quotidiano di Via Solferino. E appunto anche vedendo i risultati delle ricerche viene fuori che, quanto in maniera sacrosanta diceva Evelina Cristillen poco fa, cioè dei team di grande ricerca e di approfondimento che permettono uno sviluppo trasversale di progetti, di interazioni, di sperimentazioni, questo è vero e attivo in alcuni musei pilota che sono un faro per l'Italia, mentre è molto carente in varie altre parti d'Italia, spesso nei piccoli musei territoriali, dove invece la stasi, l'esporre per l'esporre, è invece, ahimè, finora il tratto più considerevole. Io comunque vorrei lasciare la parola a Vercesi. Grazie soprattutto alla Fondazione Rubi che mi ha coinvolto in questo bellissimo lavoro. E sono proprio le cose di cui ruberò poco tempo, ma di cui vorrei parlare. Io parlo come osservatore informato, prima appunto come per molti anni come direttore di giornale, adesso come inviato che si occupa prevalentemente di cose culturali e che da un paio d'anni va in giro per l'Italia e osserva. Innanzitutto volevo spendere una parola che qui abbiamo degli importanti gestori di musei e quindi non sono loro stessi a dover dare giudizi, ma il giudizio lo do io. Negli ultimi 4-5 anni si è visto un cambiamento notevole nella gestione di alcune eccellenze italiane, e questa è la dimostrazione che in Italia, quando parlando di cultura, parlando di gestione del proprio patrimonio culturale e anche ambientale,
sembrava che in Italia si potesse solo gettare la spugna perché crollava tutto, perché non si riusciva a gestire, perché rubavano nei musei, perché tantissime altre cose, quando chi era tenuto a prendere decisioni ha voluto risolvere i problemi, sono stati risolti. Il generale Nistri forse non si ricorderà, ma quando io dirigevo Sette e lui era a Pompei, gli ho dato il tormento infinite volte per raccontare il lavoro di grande cambiamento che era in atto. Questo per dire che si può fare, che non è che l'Italia indubbiamente ha un problema infinitamente più grande rispetto agli altri paesi, perché gli altri paesi, come è già stato detto, hanno delle eccellenze, quelle eccellenze se le curano. Negli Stati Uniti, se hanno una capanna di un padre fondatore, ne fanno una cosa, è il loro Colosseo. Noi ad ogni passo abbiamo qualcosa. L'Italia è un museo culturale e ambientale diffuso, qualsiasi passo c'è qualche cosa, quindi tutelarlo e valorizzarlo diventa sempre più complicato. Però è anche, dico qualcosa che ci ripetiamo di continuo e poi però ce ne siamo riempiti spesso la bocca senza fare nulla, questo è anche il principale nostro motore economico in un mondo globalizzato. È vero, noi siamo anche grandi esportatori di tecnologie, non lo diciamo, ma siamo soprattutto esportatori di valori culturali, di bellezze, quindi importatori di persone che vengono a capire. Ho visto di recente una ricerca realizzata dalla Dante Alighieri in cui si chiedeva perché gli stranieri studiano l'italiano, e la risposta che veniva dalla gran parte di coloro che studiavano l'italiano e non erano italiani, non avevano parenti italiani, era per migliorarmi. Quindi l'idea della percezione, di cui noi spesso non siamo consapevoli, che all'estero, soprattutto nelle fasce già insomma, che hanno un minimo di conoscenza della storia e della cultura mondiale, il fatto di studiare l'italiano e di fare un viaggio in Italia è un'esperienza per migliorarsi. Ecco, io come dicevo negli ultimi tempi mi sono mosso spesso per raccontare dei pezzi d'Italia e mi sono trovato a riflettere su cose che forse non erano politically correct e forse non lo sono tuttora, però guardando e riflettendo queste idee mi venivano e le ho anche scritte in questo libro. Faccio un esempio: quest'estate, raccontando un pezzo di Sicilia, mi sono trovato a Gela e mi hanno portato a vedere dei resti archeologici, il museo archeologico è al chiuso e all'aperto di Gela, dove c'erano delle colonne. Mi dicevano: guarda che scempio, in fondo si vedono le ciminiere, eccetera eccetera. Poi guardavo per terra e vedevo che queste colonne stavano cadendo a pezzi, c'erano erbacce che non consentivano di vedere nulla, il museo era pieno di cose meravigliose accatastate, non c'era un visitatore. Chiedendo di un paio di cose, i guardiani mi hanno detto: ah, deve dirlo al direttore, perché non erano in grado di darmi alcuna indicazione. E allora io mi sono scandalizzato, non tanto per lo sfondo quanto per quello che vedevo in primo piano, e mi sono trovato anche a riflettere su un altro argomento. In fondo quelle ciminiere non mi davano fastidio, mi dava fastidio il fatto che quelle ciminiere potessero inquinare, che quelle ciminiere potessero rovinare l'altro pezzo del nostro patrimonio, cioè quello ambientale, ma anche su questo esistono delle regole, esistono delle leggi che, se applicate come si è lavorato per far funzionare meglio i musei e i centri archeologici, anche quelli, se sottostanno alle leggi, non dovrebbero inquinare, o comunque dovrebbero inquinare entro i limiti tollerati. E devo dire che non mi dava
fastidio il vedere le colonne doriche con quelle ciminiere, se quelle ciminiere sono fatte ad arte, perché così come quando si costruivano i palazzi rinascimentali era comunque per mostrare qualche cosa, cioè non era quando i signori del Rinascimento costruivano una torre più alta dell'altra oppure facevano venire i più grandi pittori per affrescare le loro volte, non lo facevano per puro amore dell'arte, ma per dimostrare la loro potenza. Quando il Re Sole costruiva Versailles, lo faceva vedere perché tutti dovevano capire che quello... Quindi i monumenti avevano un ruolo economico, politico, lo hanno sempre avuto. E allora perché nella modernità non devono averlo anche le costruzioni e le fabbriche, che sono comunque dei modi per rappresentare lo sviluppo, il lavoro, l'entità di un paese, se vengono stilate le regole. Quindi io sono arrivato addirittura in questo libro a dare una provocazione, un paradosso. Quando mi si dice che orrore vedere le navi che passano dentro Venezia, e io rifletto e dico che orrore se quella nave rovina il fondale, se crea problemi, se crea problemi a Venezia, ma visivamente non lo trovo un orrore perché è un modo, parlo soltanto da un punto di vista estetico, quindi non è una provocazione estetica, è un modo per far capire che quella Venezia antica e la Venezia moderna possono convivere, sono qualcosa che deve convivere, e la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra classicità non può essere qualcosa che rimane sotto una campana. Se la lasciamo sotto una campana, se continuiamo esclusivamente in una politica conservativa, non in una politica conservativa e di far rivivere le cose e di promuoverle, ecco, forse allontaniamo il pubblico, forse in momenti come questi che vediamo il mettere sotto accusa spesso le élite, eccetera, eccetera, tutta questa cosa può a un certo punto, in alcune situazioni, addirittura innescare dei meccanismi negativi. L'unica cosa che mi consola e che credo che non si giungerà a questo è che, mentre qualcuno ha già pensato di poter vendere i lingotti della Banca d'Italia, ancora nessuno ha pensato di far vendere un'opera d'arte o un monumento italiano. Grazie. Grazie Vercesi. Forse motivo di spunto per un prossimo convegno l'ultima sua riflessione sulle navi da crociera a Venezia, e che non sono un mostro da allontanare, ma una contemporaneità con cui in qualche modo fare i conti. E questo è un grosso tema su cui i quotidiani e televisioni, e devo dire poco la politica, si è interrogata e si continua a interrogare, già che è un problema vivo, cioè come gestire l'arrivo di milioni di turisti in una città che deve pur sempre continuare ad essere città e non soltanto meta di destinazione turistica. Quindi ha centrato un tema, oltre agli altri, assolutamente vivo e fertile, che aprirebbe molti altri scenari. Ma sempre sul ruolo dei musei e anche sul ruolo di una tutela non statica, non puramente conservativa, vorrei sapere la riflessione di Tiziana Maffei, che ovviamente da presidente ICOM avrà le sue ragioni e i suoi approfondimenti da darci. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito. E perché è sempre piacevole incontrarsi su temi che ci sono tutti a cuore. Ringrazio il nucleo di tutela perché prendo spunto proprio dalla parola consapevolezza. Tra l'altro, col nucleo di tutela ICOM ha un accordo da tempo, e devo dire che proprio il percorso di consapevolezza è una delle cose che ha distinto questa attività. Perché la consapevolezza è un po' è un rapporto particolare con la percezione, questa Italia bella e fragile che percepiamo tutti come in pericolo, ma nello stesso tempo apprezziamo
Ma poi questa percezione deve diventare veramente consapevolezza, conoscenza delle situazioni. La cosa bella di questo nostro patrimonio, per quanto è vero che ci siano dei grandi punti monumentali che sono riconosciuti forse più proprio come icona di dignità, di orgoglio, di italianità, è proprio questo, quello che noi definiamo paesaggio culturale, perché la nostra fortuna è quello, come ci ha ricordato Finzi, di imbatterci in questo patrimonio diffuso, perché questa è la particolarità di questo paese, così tanto antropizzato anche a livello naturale, quindi questo paesaggio culturale che può essere rurale ma è molto spesso urbano, sono le nostre strade, le nostre città, i nostri luoghi, la nostra quotidianità. E su questo paesaggio culturale sappiamo quanto possa essere vulnerabile. La questione delle navi da crociera sono fellignane, sono stupende vederle, però poi sono effettivamente l'elemento di grande rischio di una bellezza fragile come quella di Venezia. E allora questa consapevolezza è la costruzione proprio da parte della comunità, perché per quanto si voglia, in questo ringrazio Umbri, perché proprio il privato che in qualche modo si mette continuamente in gioco per ricordare l'importanza della tutela, non è solo una tutela che si può fare attraverso dei percorsi istituzionali, bisogna ricostruire un rapporto stretto tra Stato e comunità, perché lo sappiamo bene per quanto la prevenzione è fatta, come ci ha ricordato Varulli, è fatta di consapevolezza da parte di chi vive questi luoghi, quindi l'imbrattamento, l'atto vandalico, il distruggere anche attraverso delle trasformazioni inadeguate ai nostri paesaggi, mettono in campo noi che ci viviamo, tutti noi, poi quando diventiamo addetti ai lavori chiaramente ne abbiamo coscienza, quando diventiamo amministratori ne abbiamo responsabilità. Però il vero tema è proprio questo rapporto tra istituzioni e comunità, perché la tutela diventi qualcosa di attivo, perché se la bellezza di questi nostri luoghi è tale è perché li abbiamo vissuti, trasformati e sono solo espressione dell'essere dell'uomo nella loro vita, quindi molto spesso sono produzione non nata come capolavoro d'arte ma archeologia industriale, meraviglie veramente che il tempo ha reso tale, perché hanno dei valori, perché il valore non è un qualcosa di riconosciuto solo economico ma perché appartiene proprio all'identità e li rendiamo patrimoni. In questa sede, tra l'altro, così vicina al Senato, il grande tema è proprio costruire questo patto tra istituzione e comunità. Noi abbiamo a che fare con una convenzione quadro europea, la convenzione Faro, che riporta con forza questa necessità di sì diritto alla cultura, ma dietro ogni diritto c'è sempre un dovere, quindi il dovere delle comunità, oltre al diritto di tutti noi di accessibilità piena ai beni e ai patrimoni, c'è anche la responsabilità e il dovere di mantenerlo. Quindi speriamo, anzi auspichiamo, colgo proprio questa occasione per ricordare che c'è lì un qualcosa che l'Europa ci sta sollecitando, che è stata sottoscritta nel 2013, approvata a Porto nel 2000, a Faro nel 2005, ma ancora non sottoscritta, perché metterebbe anche in chiaro la necessità che questo Paese, nonostante leggi di tutela importantissime e fondamentali, debba in qualche modo costruire rapporti istituzionali con le comunità diverse affinché siano le stesse popolazioni a difendere questo patrimonio. Allora a questo punto qual è il ruolo di questo museo? Perché effettivamente è vero, come ICOM siamo degli osservatori privilegiati di questi musei ed è un momento, come è stato ricordato, molto favorevole per i musei, perché i musei sono tali in questo, grazie al fatto che ci sono persone che ci lavorano con grande qualità e grande professionalità e rendono quel patrimonio accessibile, ma come dicevo è accessibile a condizioni che ci sia una grande consapevolezza, non solo come visita, cioè vado a visitare il museo come fosse un paziente, un malato all'ospedale, ma no, lo vivo quotidianamente. Allora a questo punto il ruolo del museo contemporaneo, ICOM ha una sua definizione di museo approvata e condivisa da 130 paesi del mondo, da oltre 40.000 professionisti museali. Il museo è un'istituzione al servizio della società e del suo sviluppo, quindi è qualcosa che è portato ad accrescere la cultura, svolge funzioni fondamentali come ricerca, acquisizione, esposizione, comunicazione, ma per funzioni precise che sono la finalità del museo, sappiamo tutti, è il diletto, lo studio e l'educazione. A questo però ICOM da un po' di anni sta lavorando affinché questo tema dei paesaggi culturali diventi un elemento nella nuova definizione di museo, perché il rapporto tra museo e contesto territoriale e consapevolezza della comunità deve diventare, è un elemento del museo contemporaneo. E quindi grazie anche a un documento che vi invito a leggere, la Convenzione, la Carta di Siena,
con forza l'Italia ha posto sul tavolo della museologia internazionale il tema che è chiaro, il patrimonio diffuso, musei e paesaggi culturali, il museo come luogo di presidio, di tutela attiva. Perché il museo può essere uno strumento di grande consapevolezza da parte delle comunità, di conoscenza, sicuramente per una questione affettiva, ma anche di conoscenza per sapere come vivere nei propri territori. Io vengo da una terra martoriata come le Marche, colpita dal sisma duramente, e ancora oggi noi viviamo questa bestia del sisma come qualcosa di diverso, così come chi vive nella zona del Vesuvio, come qualcosa che non ci appartenga. Invece parte da noi la responsabilità e la coscienza di vivere in luoghi fragili anche rispetto ai contesti ambientali, quindi quel senso di percezione